I rilievi rossi a terra indicano chiaramente il punto nel quale, all'altezza della rotatoria località Cioffi, l'automobile guidata da Aniello Rozza ha perso il controllo e si è schiantata nel guardrail, finendo la corsa tragicamente con la morte dei tre occupanti la vettura. Il giorno dopo la tragedia, qui in località Cioffi ad Eboli, non c'è dubbio tra i residenti, è la rotatoria ad essere pericolosa. Da tempo se ne chiede la rimozione. Cosa pensa di questa strada? Credo che sia una rotatoria molto pericolosa perché a susseguirsi di incidenti, ieri purtroppo tre persone sono decedute. La settimana prima c'è stato un altro incidente, è una rotatoria pericolosissima. Anche scarsa illuminazione, secondo Sì, anche se sì. lei. Sia una strada pericolosa. Sì, abbastanza. E negli anni sono state dette grandissime cose su questa strada da parte dei politici, però non si è mai fatto nulla, mai migliorata, mai, diciamo, presi provvedimenti seri per risolvere un po' la problematica. Io Da automobilista, qual è la tua opinione? Cosa si dovrebbe fare? penso che la prima cosa da fare è rimuovere questa rotatoria e, diciamo, mettere dei semafori, qualcosa che migliori, insomma. Cosa pensa di questa strada? Io penso che sia una strada maledetta, è una rotatoria fatta in malo modo e onestamente consiglierei di toglierla proprio perché ci sarebbero sicuramente meno morti, moltissime tragedie. L'altra notte abbiamo assistito all'ultima strage, è la rotatoria comunque, che è fatta malissimo. Sì, ma non hanno fatto nulla, nemmeno per mettere un guardrail, hanno fatto un muretto di 1 metro e il guardrail inesistente non c'è che ci dovrebbe stare. Quindi la macchina, come arrivano là, chi non conosce la strada, fa da trampolino il muretto e le macchine fanno la fine che fanno.